Buongiorno a tutti, oggi preparo una cheesecake alle albicocche. Mi occorre 200 g di biscotti secchi, 100 g di burro, 500 g di mascarpone, 100 g di cioccolata bianca, 125 g di zucchero a velo, 500 g di panna fresca non zuccherata. Per la copertura alle albicocche mi occorre 300 g di albicocche, un limone, 80 g di zucchero, 15 g di gelatina. Inizio la preparazione e frullo i biscotti e intanto faccio sciogliere il burro nel forno a microonde. Nei biscotti aggiungo il burro sciolto. Una volta pronta la metto in una teglia di 24 cm di diametro nella quale ho messo l'acetato ai bordi e la carta forno sotto. Ora livello. Una volta pronta, la vado a mettere nel frigorifero. Continuo la preparazione e metto a mollo la gelatina. Ora preparo la crema. Metto il mascarpone in una bowl e sbatto un poco. Aggiungo lo zucchero a velo. Ora monto la panna. Dopo fatto, la mischio al mascarpone. A questo punto aggiungo la cioccolata sciolta nel microonde. Metto la gelatina. Prima di aggiungerla, la sciolgo con un po' di panna riscaldata. Ora la strizzo. Ora la aggiungo piano piano. A questo punto la verso in teglia. E livello bene. Una volta pronta la metto in frigo per 5 ore. Nel frattempo preparo le albicocche, precedentemente lavate. Tolgo il nocciolo e le faccio a pezzettini. Una volta pronte le metto in un pentolino. A questo punto premo mezzo limone. Ora lo filtro e lo aggiungo alle albicocche. Aggiungo lo zucchero. Mescolo e porto sul fuoco a cuocere. Facciamo cuocere per 10-15 minuti a fuoco medio. Dopo 10 minuti di cottura lasciamo intiepidire. Nel frattempo sciolgo la gelatina e la metto a mollo. Ora la metto in un pentolino e la vado a sciogliere con un po' d'acqua. Una volta sciolta l'aggiungo alle albicocche. A questo punto la verso sopra. A questo punto la metto in frigo a solidificare. Una volta solidificata, la taglio.
Ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.